decisione si è spostato dalla politica all'economia e non è l'ultima migrazione perché a sua volta l'economia per investire guarda le ricerche e i successi tecnologici per cui la decisione si sposta dalla politica all'economia dall'economia alla tecnica l'economia naturalmente come noi occidentali la concepiamo è indirizzata alla crescita, immagino che tutti quanti voi abbiate le orecchie piene di questa parola, la crescita. Ma è possibile crescere ancora? Il PNUD, che è il programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, ci dice che noi occidentali siamo il 17% della popolazione mondiale. Quando dico occidentali intendo l'Europa. Nell'America del Nord, che per mantenere il nostro livello attuale di vita eh, abbiamo bisogno di utilizzare l'80% delle risorse della Terra. Questo lo dice il programma delle Nazioni Unite. Bene, un sistema così sbilanciato è ovvio che non può tenere, non è sufficiente che cinesi e indiani. Aumentino anche di poco il loro, la qualità della loro vita, che noi dovremo inevitabilmente decrescere. E quindi, questo parlare della crescita a me stato tanto di imbroglio perché queste cose le sanno, di coloro che ci governano. E però non ce le dicono perché questo comporta una sorta di scoramento per l'iniziativa, per l'impresa, per l'occupazione. Il nostro sistema ci prevede inoltre sempre meno come persone, sempre più come consumatori e produttori in quel circolo vizioso per cui se non si consuma non si produce, se non si produce non si lavora con tutti i problemi connessi alla disoccupazione. E allora cosa si fa in queste circostanze? si fa che la produzione non deve limitarsi a produrre beni, ma deve anche inventarsi per produrre bisogni. Tanta pubblicità vende bisogni prima di vendere beni, in modo tale che una volta acceso il bisogno, anche il bene viene acquisito. Ma e qui non vediamo noi una delle caratteristiche tipiche di quella profezia. Niciana, che nel 1886 Nice intuiva e annunciava come e epoca del nichilismo. Finché io insegnai le aurore e i tramonti nella volta stellata, un problema saperli fu mia. E a loro bene l'idea del calcolo, primizia d'ingegno, e fu mio il sistema di segni tracciati, memoria del mondo, fertile, madre di Muse. Io inventai l'attacco di bestie selvatiche al gioco. Io le domavo sotto le cinghie e collari. Dovevano essere loro, gli eredi dell'uomo nella fatica pesante che stronca. Io trassi il cavallo alle stanghe del carro. Io, che ho ideato tanti congegni per l'uomo, non trovo per me. Uno scaltro pensiero. Se l'uomo piombava infermo, nulla gli faceva da scudo: né alimento, né pozione, né balsamo. Sempre più secco, scavato, disperato, bisogno di cure finché venni io a indicare gli amalgami, i composti che alleviano, fanno barriera a qualunque malanno. Non basta. Io regolai le linee infinite dell'arte profetica. Io, primo, scelsi fra i sogni. Quelli destinati a farsi mondo reale, io interpretai gli ambigui rumori e i segni in cui ti imbatti per strada. Tutto qui. Poi i beni che l'uomo si gode, sepolti da sempre nel fondo, sotterra: bronzo e ferro, oro argento. Avanti. Chi può dire di averli scovati prima di me? Nessuno, son certo. Altrimenti a parlare è borioso da folle poche parole, a dirti intero il concetto, fonte di tutte le scienze ai viventi è Prometeo.